Negli ultimi 2 anni ho cominciato prima semplicemente a interessarmi del teatro commerciale americano, quindi il Broadway e l'impatto a livello mondiale che questi brand dal punto di vista di intrattenimento hanno, nel senso che alcuni delle brand più conosciute al mondo, come pensa al Fantasma dell'Opera, pensa ai Miserabili, poi altre che l'Italia non conosce particolarmente bene, ma che comunque sono incredibilmente conosciute in tutto il resto del mondo, e mi sono così cominciato per caso a interessare e a conoscere un po' come funzionava. E una delle cose che ho riconosciuto immediatamente erano proprio le similitudini, le somiglianze tra il mio percorso imprenditoriale precedente, una internet startup con un prodotto che era soltanto online, cercando di competere con i giganti dell'industria, e questa avventura invece del prendere una storia, un'idea e del portarla sul palcoscenico nazionale ed internazionale. Un po' per quella ragione lì, perché questo spirito dell'imprenditoria mi ha comunque, ho riconosciuto questo parallelo, ma anche poi perché il progetto per se stesso, questo spettacolo del quale che sto producendo in questo momento, mi ha colpito per l'avere il potenziale di essere uno dei grandissimi musicals. È veramente una storia favolosa, con una musica eccezionale. Il titolo dello spettacolo è in inglese Allegiance, la parola americana per lealtà, fedeltà, lealtà al proprio paese, lealtà alla propria famiglia, lealtà ai propri legami culturali, al proprio passato, legame culturale. È la storia di una famiglia americana di origine giapponese alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo l'attacco dal Giappone a Pearl Harbor. I cittadini e i non cittadini americani di origine giapponese erano stati portati in campi di internamento negli Stati Uniti, soprattutto quelli della costa occidentale, quindi questa famiglia viene immediatamente portata estirpata da casa loro, dalla loro abitazione sulla costa occidentale, portata in un campo di internamento. La vera storia è proprio la storia di questi 5 persone, di questa famiglia, le loro vicende, come si separano, come si riavvicinano, come cercano di determinare la loro risposta a una situazione così tragica e incomprensibile di un paese che magari hai, come succedeva agli immigranti, cercato, dal quale ti eri andato alla ricerca e che ti aveva in questa maniera tradito e abbandonato per un crimine che non avevi commesso, ma che era semplicemente legato al modo in cui alle tue sembianze e ai tuoi legami di origine. Un capitolo della storia americana abbastanza tralasciato e trascurato, ma comunque una storia di tipo universale, nel senso che non è una cosa didattica, è comunque una storia toccante, universale, che è legata allo spirito di resilience, di resistenza dell'uomo, dell'animo umano. Una delle cose che mi fanno così, comunque mi rendono molto orgoglioso, è il vedere il calibro delle persone che si sono associate a questo progetto. Ti dico, una delle attrici di teatro musicale più conosciute al mondo, il nome è Lea Salonga, era la prima attrice che ha vinto il Tony per Miss Saigon quando aveva 17 anni, ed è una delle due attrici principali nel cast. E poi George Takei, che è l'attore più conosciuto nel mondo per l'aver interpretato il ruolo di Sulu nella versione originale di Star Trek quando era negli anni 60, ma adesso è uno degli attori giapponesi americani di fama internazionale. Io sono anche un coautore della storia, della musica, e il coautore dei testi è di origine cinese, giapponese, ma di origine cinese. E infatti spesso quando abbiamo cominciato questo progetto ci dicevano: ma uno che è di origine cinese, americano di origine cinese, l'altro che è italiano, come mai questa storia vi ha colpito in questa maniera qua? E di sicuro noi ne abbiamo discusso tantissimo poi durante il tempo. Le nostre esperienze personali hanno avuto un impatto enorme. Io ti dico, per anni
quando sono stato negli Stati Uniti. Io sono arrivato come studente e avevo una determinazione proprio molto mirata nel voler restare, nel voler costruire poi un percorso negli Stati Uniti. E per dirtela onesta, non te la fanno la vita facile, nel senso che arrivi come studente, cioè hai un visto da studente, poi devi trovare un modo per, se vuoi fermarti a lavorare, avere il visto del lavoro. Il mio percorso prima di avere l'abilità di fermarmi permanentemente negli Stati Uniti ci sono voluti quasi 8 anni e mezzo. Nel frattempo avevo costruito una vera e propria vita, nel senso che avevo una famiglia, avevo un insieme di amici, tutto così. E quindi l'esperienza di quei, specialmente degli ultimi anni durante quegli 8, è una di precarietà, nel senso che ti sembra di avere un percorso che stai facendo, ma da un momento all'altro qualcosa può succedere per cui tutto quello per cui hai lavorato e che hai costruito può svanire da un momento all'altro. Ed è sempre, io ho sempre percepita come questa spada di Damocle che non dipendeva da qualcosa che era sotto il mio controllo. E l'esperienza di l'aver analizzato, l'aver studiato poi l'esperienza di queste famiglie che in maniera, loro pensavano erano venute negli Stati Uniti, i loro padri o i loro nonni erano venuti negli Stati Uniti alla ricerca di una vita migliore per loro stessi, per i loro figli, per i loro discendenti, e avevano costruito questa vita, e così da un momento all'altro l'essersi sentiti tirar via da sotto i piedi tutto quello per il quale avevano lavorato e costruito in maniera completamente al di fuori dal loro controllo, a causa di questa precarietà determinata da un senso di percezione straniera, nel senso che comunque l'establishment o il gruppo sociale americano che era al potere all'epoca aveva questa percezione dei cittadini americani di origine giapponese come se fossero stranieri, come se fossero non americani. E in un certo senso, anche se ovviamente senza le stesse ripercussioni drammatiche di quell'episodio lì, questa esperienza era un'esperienza nella quale mi riconoscevo, nel senso che comunque c'era questo sentire sentirsi sempre un pochino, nonostante quanto ci metti, quanto impegno tu ci possa mettere al integrarti, al riconoscere e all'identificarti anche nella cultura, nelle norme sociali e così via, c'è sempre una voce nel sottofondo che dice: ma sei effettivamente completamente riconosciuto come se fossi parte della integrante della società oppure no? Ti dico, è una sensazione latente, ma che sicuramente ha avuto un valore, un ruolo nel farmi pensare che questa storia, questo progetto avesse questo impatto culturale, artistico, sociale che effettivamente potrebbe avere. Una delle cose che mi dà più soddisfazione di quello che sto facendo adesso è che il percorso dello sviluppo di un progetto di questo genere, molto simile a quello di un prodotto come quello che abbiamo costruito prima con Power Set e così via, è una cosa che richiede anni e richiede l'input a due vie, non soltanto di tu e del tuo team che lo sta portando all'esistenza, ma anche di un vero e proprio feedback che viene da un audience, da un pubblico e così via. Noi adesso abbiamo fatto, fra una cosa e l'altra, 5 diverse produzioni in maniera molto limitata, per avere sia per noi stessi, per avere un senso di cosa funziona e cosa no, ma anche per avere un impatto, un input dal pubblico, no? Adesso ci stiamo preparando a una sesta quest'estate, prima della vera e propria produzione di 6 settimane, prima dell'apertura a Broadway, che sarà a San Diego. Ma abbiamo iniziato 2 anni e mezzo fa. Il copione com'è oggi praticamente ha una o forse due, ma una sola dei brani musicali e quindi delle scene musicali che è ancora mantenuta dal primo copione. Tutto il resto è completamente diverso. Nel senso che hai questo sviluppo di tipo iterativo ed è un processo di comprensione, di crescita, di analisi, di sviluppo, ma è quasi come fosse, l'unico parallelo che posso fare è come se fosse
che tu stai facendo una scultura, che ci vogliono anni, e ogni volta che fai un tocco alla scultura vedi un pezzo e tutto ad un tratto capisci che in realtà non era questo angolo qua che era quello importante per la scultura, è tutto questo qui, e quindi cominci adesso a scolpirci attorno perché lo devi far risaltare, lo devi fare, ed è un processo incredibile, scopri cose legate a questi personaggi, legate ai temi, legate al che non, dei quali non avevi assolutamente idea. Una delle cose che si dice è devi darti questa opportunità di sviluppo e questo tempo, perché le cose che non sai, non sai quali sono, nel senso che non sai quali sono le domande che ti devi chiedere, che ti devi fare, a meno che non ti dai questa opportunità e questo tempo. Ed è la stessa cosa che ricordo alcuni dei finanziatori, venture capital e angels, dai quali poi ho imparato moltissime delle cose che mi sono servite attraverso gli anni, sia nella mia esperienza precedente che adesso, mi dicevano sempre riguardo al modo in cui loro facevano una decisione per finanziare o non finanziare un imprenditore, è che tu vieni con un'idea e pensi che quello che stai facendo è quello che vuoi fare, ma in realtà l'unica cosa della quale devi essere certo è che il piano che hai, il progetto che hai, non lo seguirai alla lettera, nel senso che ci sono un sacco di cose che non sai ancora quali sono, ma ti faranno cambiare la strategia, le idee, i risultati. E la cosa importante per quei finanziatori era quello di riconoscere se quella persona che avevano di fronte aveva sia la stamina, sia la resistenza, ma anche la percezione o l'abilità di capire quando queste svolte venivano presentate, e l'essere flessibili, e l'essere motivati dal poi andare nella direzione che scoprivano. Quindi questo pivot, no? questa abilità di riciclarsi e di cambiare direzione in risposta agli stimoli dell'ambiente, agli stimoli di questo, è molto più importante che poi il valore di quella idea con la quale arrivi la prima volta, perché certo quell'idea non deve essere un'idea balzana, ma deve essere semplicemente l'inizio, quel punto di aggancio per poi quello che può essere il percorso che farai.